Presentiamo il numero uno del cinema del brivido, Lawrence Woolsey. John Goodman è Lawrence Woolsey, un produttore e regista di B-movie che riassume in sé la dottrina di Hitchcock sulla paura. Ma ancora più terribili sono le mutazioni causate dall'atomica. Il fiuto commerciale di Roger Corman. Ehi, non male. E l'inventiva illusionistica di William Castle. Energia atomica. Figure eminenti del cinema di genere tra gli anni 50 e l'inizio dei 70, i tre caratterizzano profondamente l'immaginario estetico da cui attinge con gusto e divertimento il cinefilo Joe Dante per Matinée. Guarda che dice il giornale, e Key West è appena 90 miglia da Cuba. Non è il caso che rimandiamo di qualche settimana. Vorrai scherzare, è il momento giusto. La guerra li terrorizza, arriviamo noi e pa, strepitoso successo. Ah sì, certo. Giunto a Key West, sulla punta della Florida, Woolsey deve organizzare il lancio del suo nuovo film, Mant. Storia di un uomo contaminato dalle radiazioni che lo trasformano progressivamente in formica. Intanto, Gene Loomis e il fratellino Dennis vedono il loro padre, in servizio nella Marina Militare, partire per Cuba. È l'ottobre 1962. La cittadina è a soli 140 km dall'isola di Castro e Guevara e l'intervento sovietico potrebbe causare lo scoppio della Terza Guerra Mondiale. Il neoeletto Kennedy parla alla nazione. Vogliono bombardarci! Per fermare questa espansione militare è stato messo in atto un embargo su tutte le forniture belliche dirette all'isola di Cuba a partire da oggi. Su questo drammatico sfondo, in attesa dell'anteprima di Mant, le vite degli adulti si intrecciano in commedia con quelle di un gruppo di adolescenti appassionati di horror e fantascienza. Sì, padrone. Obbedisco. Non sorprende che Dante, classe 1946, avesse nel 62 l'età dei liceali protagonisti del film. Matinée, infatti, è un'opera finemente autobiografica, un'occasione per ricordare e raccontare la magia ancora ingenua del cinema popolare americano, congiunta all'incubo della catastrofe nucleare. Il regista dei Gremlins, come il coetaneo Steven Spielberg, è cresciuto con i deliranti documentari educativi che consigliavano di accovacciarsi con le mani in testa in caso di attacco atomico. Se pensa che mettere le mani dietro la nuca quando cade la bomba sia di qualche utilità, si sbaglia! Vuoi smetterla? Signorina, la nostra pazienza ha un limite. È sicuramente una comunista. Su la testa, ragazzi! Contemporaneamente, al cinema, i due futuri registi vedevano le angosce prendere forma in pellicole come The Blob, Assalto alla Terra, L'esperimento del dottor K e Gli uomini coccodrillo, nel quale gli esperimenti sulla rigenerazione delle cellule sono gli stessi di Kurt Connors, il Lizard disegnato dalla Marvel 4 anni dopo. Per la colonna sonora, oltre alla partitura di Jerry Goldsmith, Dante usa anche molti brani estratti dall'album Teens from Horror Movies, pubblicato nel 1959 dal musicista e arrangiatore Dick Jacobs, che rilegge in tempo reale classici quali Destinazione Terra, Tarantola, guardate, arrivano, e Il mostro della Laguna Nera del maestro Jack Arnold. La parodia The Shook Up Shopping Cart, commedia su un uomo mutato in carrello da supermercato spinto dalla 25enne sconosciuta Naomi Watts, è una licenza anacronistica del regista per prendere in giro i film Disney della serie Un maggiolino tutto matto o Monkeys Go Home, apparsi alla fine degli anni 60, dopo i fatti della crisi dei missili rievocati nel film. Ecco, vede? Lei è simpatico! Prodotto da Golem Video e distribuito da Terminal Video, Matinée è un DVD da non perdere, dove gli appassionati di cinema horror e sci-fi potranno riconoscere diversi attori dell'epoca d'oro, richiamati da Joe Dante in piccoli ruoli di contorno, primo fra tutti l'indimenticabile Kevin McCarthy de L'invasione degli ultracorpi. Il mondo intero è in pericolo! Ascoltatemi!